Siamo a Poggio Picense, questa è la sede temporanea del comune. Come è noto, qui c'è stata un po' di apprensione nella giornata di ieri circa i casi di positività al Covid-19 per la variante brasiliana. Abbiamo però parlato con il sindaco che ha voluto un po' rassicurare gli animi. I casi sono stati assolutamente isolati, il tracciamento è riferibile soprattutto a persone che hanno viaggiato con questa famiglia, quindi il sindaco ha voluto tranquillizzare la popolazione del suo paese, ma invita a mantenere sempre alta l'attenzione. E così la tanto temuta variante brasiliana fa tappa anche all'Aquila, nel comune di Poggio Picense, dove una coppia e uno dei figli, lui italiano e lei brasiliana, sono risultati positivi al Covid a questa variante. Al loro rientro nel piccolo comune dopo essere stati in Brasile, tornati per ragioni lavorative. Il caso però sembrerebbe isolato e non desta particolari preoccupazioni a Poggio Picense, perché a quanto pare questa famiglia si era già isolata e in paese non ci sarebbero al momento altri tracciati, ma solo 70 persone circa riferibili a quelle che hanno viaggiato con la famiglia, che ha preso due voli per tornare in Italia, uno fino a Lisbona e per Roma, dove con il bus sono rientrati in città. Il sindaco di Poggio Picense, Antonello Gialloreto, è tranquillo in merito alla situazione in paese, ma polemizza con la regione perché la questione della variante brasiliana l'ha presa dalla stampa. La situazione è stata da subito sotto controllo, anche noi eravamo in attesa di conoscere l'esito del tampone per capire poi se si trattasse o meno di variante brasiliana. Il fatto increscioso è che comunque ieri il presidente della regione Abruzzo abbia comunicato questa situazione sugli organi della stampa e non abbia invece, come dovuto, non ha comunque avvisato il sindaco, che poi alla fine è l'autorità sanitaria locale. E questo è un fatto veramente increscioso. E ritengo che questo sia stato un altro tassello che è mancato per quanto riguarda la comunicazione della regione Abruzzo riferita al caso di pandemia Covid-19. Chiaramente non si abbassa la guardia, i cittadini vengono tutti i giorni tenuti sotto controllo, vengono chiamati anche personalmente dal sottoscritto per sapere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. Casi isolati quindi, e ora però lo zoo profilattico di Teramo sta isolando il virus e lo sottoporrà al vaccino Pfizer per vedere se è efficace. La variante brasiliana, le persone coinvolte hanno fortunatamente sintomi lievi, sembra essere più pericolosa ed aggressiva di quella inglese e sudafricana, quantomeno per la velocità e capacità di trasmissione.